Benvenuti amici di scuola.net, eccoci ritrovati a questo ultimo appuntamento del nostro format Assemblea d'Istituto, che è il format che abbiamo creato lo scorso anno, promosso da Google e YouTube, quindi insieme a loro, per fare compagnia ai ragazzi, visto che purtroppo a causa del periodo che abbiamo vissuto è stato difficile per le scuole organizzare questo ritrovo che è l'Assemblea d'Istituto, che è una cosa molto importante, molto sentita dai ragazzi. Quindi abbiamo pensato noi, insieme a scuola.net e appunto YouTube e Google, di organizzare questo appuntamento. Oggi parleremo di un argomento molto importante, che sono appunto le scienze informatiche. Capiremo l'importanza e i vantaggi di questa materia, e diciamo ci sarà anche un occhio particolare su CSFirst, che è appunto la piattaforma innovativa messa a punto da Google e rivolta agli insegnanti che vogliono avvicinarsi al linguaggio informatico. Ovviamente non sarò da solo, come tutti gli appuntamenti di assemblea di istituto, ci saranno degli ospiti istituzionali, ci saranno degli ospiti di Google e ci saranno i ragazzi che sono i protagonisti di questa assemblea di istituto. Come dicevamo, in un mondo dove i linguaggi informatici sono presenti veramente ovunque, dalla macchinetta al caffè agli assistenti vocali che abbiamo in casa nostra, ci rendiamo conto che i linguaggi informatici, il coding, è una materia che dovrebbe appartenerci tutti i giorni. Un po' come è stato l'inglese negli ultimi 20-30 anni nella scuola, anche il coding dovrebbe, diciamo, entrare in tutte le scuole d'Italia. Come dicevo, non sarò solo in questa puntata. Insieme a me, e do il benvenuto, c'è la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia. Benvenuta, sottosegretaria. Ciao, grazie. Durante la puntata interverranno anche Martina Colasante, Public Policy and Government Affairs Senior Analyst Google, Veronica Gebhardt, spero che non di averlo pronunciato ovviamente bene, Computer Science Education Program Manager Google, e tre studenti di altrettante scuole che appunto aspettano il prossimo anno a candidarsi e che aspirano il prossimo anno a candidarsi come rappresentanti di istituto o che hanno ricoperto questa carica in passato, perché ovviamente solitamente sono i rappresentanti di istituto a organizzare le assemblee di istituto. Allora, io andrei a introdurre il primo studente che farà ovviamente parteciperà a questa assemblea d'istituto, che è Elisa Rusci, 18 anni. Vediamo se si collega. Studentessa al quinto dell'Istituto Professionale Giuseppe Medici di Legnago. Eccoci, la troviamo. Ciao Elisa. Benvenuta. Ciao. Allora, io qui ho una tua descrizione. Dimmi se confermi quello che sto andando a leggere. Hai scelto di frequentare indirizzo produzioni tessili e sartoriali per il Made in Italy perché da sempre hai la passione per l'arte e per la moda in generale, gli stili, gli abiti e le tendenze. Dopo la maturità è intenzionata a continuare gli studi iscrivendosi all'università o presso un'accademia di arti. Allora, di nuovo benvenuta Elisa. E prima di iniziare, visto che ovviamente c'è stato questo ritorno, diciamo, alla normalità, e questo rientro a scuola, com'è stato questo rientro a scuola in presenza nelle aule? Diciamo un po' così, nel senso che tutto il periodo che abbiamo trascorso l'anno scorso con DAD e varie robe, ecco. Il ritorno a scuola quest'anno è stato, diciamo, bello e spero di continuare così perché è diverso il rapporto con i professori. Devo dire che è molto bella, diciamo, questa testimonianza diretta tra gli studenti e appunto le istituzioni, perché spesso appunto potrebbero sembrare due mondi anche purtroppo a volte distanti. Invece questi momenti sono sicuramente molto importanti anche per trovare questa occasione anche di confronto sulla vita quotidiana all'interno delle scuole. Allora, Elisa, so che hai preparato una domanda alla sottosegretaria appunto su questo argomento del giorno della nostra assemblea d'istituto. Allora, secondo lei, cosa può fare il Ministero dell'Istruzione per promuovere l'insegnamento dell'informatica e del coding nelle scuole e quanto è importante apprenderle? Grazie Elisa, intanto sono contenta, diciamo, del tuo rientro a scuola in presenza, era fondamentale, quindi questo è un bene per tutti. Intanto buon anno, ti auguro un buon inizio d'anno scolastico a te e a tutta la tua classe.
Allora, è importantissimo ovviamente che riusciamo a aumentare e implementare le ore dedicate al coding e all'informatica nelle scuole. Come possiamo farlo? Sicuramente lo dobbiamo fare mettendo risorse, perché quando noi dobbiamo aumentare delle ore, assumere dei docenti e specializzati, è necessario mettere delle risorse. Queste risorse ci sono e queste risorse sono presenti nel PNRR, che come sai, Elisa, è il Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza. Ormai lo abbiamo imparato a conoscere. C'è 1 miliardo dedicato alle STEM. E non soltanto dedicato alle STEM in generale, ma dedicato proprio alle ragazze anche, come Elisa, in modo da poter permettere anche questo divario di genere. È perché purtroppo appunto c'è, ahimè, questo divario tra uomini e donne appunto sullo studio delle materie STEM. E quindi è importante andare a colmare questo divario che c'è. Solo il 30% delle studentesse e conclude degli indirizzi di studio scientifici, e questo non va bene, quindi dobbiamo attenzionare questo aspetto. E in più è importante, Elisa, il coding, cioè quella fase anche nelle scuole primarie di attenzione alla lettura informatica e anche alla matematica. Spesso ai ragazzi, ai bambini, alle bambine si insegna a leggere, no? Con quell'attenzione anche familiare, si scandiscono le parole, si prende un oggetto e si nomina, no? La mela davanti al bambino come per aiutarlo. Ma quasi mai si fa questo gioco. Una mela, ne prendo un'altra, due mele. Cioè ai bambini si dice il nome delle cose, ma spesso non si gioca sulla quantità, che invece è un alfabeto necessario, numerico, e quindi anche la società e la cultura può aiutarci a velocizzare questo processo di cui mi chiedevi. Voglio dire, è una bellissima suggestione che stai facendo, è anche un bellissimo spunto per i neopapà, le neomamme, appunto dal punto di vista della formazione, perché la formazione alla scuola è fondamentale, ma si inizia sin da piccoli, quindi proprio in famiglia. Elisa, so che hai preparato anche una seconda domanda per la sottosegretaria. Sì, esatto. Allora, la domanda è: in che modo si potrebbero far convivere le attività scolastiche tradizionali con l'informatica e il coding? Bene, allora Elisa, sicuramente noi dobbiamo imparare a convivere sempre nella quotidianità con questo mondo, in realtà, questo linguaggio, questa autostrada, questo strumento, e dobbiamo farlo anche a scuola, come effettivamente chiedevi tu. Come possiamo farlo? Sicuramente formando i docenti affinché le proprie lezioni tradizionali possano anche espletarle in maniera innovativa, quindi utilizzando degli strumenti innovativi e utilizzandoli, non riportando la loro performance fisica esattamente alla stessa maniera sul canale digitale, ma utilizzando proprio metodologie diverse. E in più io credo che sia fondamentale anche poter implementare con dei materiali digitali quelle che sono le lezioni tradizionali così come le conosciamo. Elisa, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata qui con noi e ti facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo, visto che frequenti il quinto anno e quindi ci sarà la maturità quest'anno, quindi facciamo un grande in bocca al lupo che possa andare tutto bene. E sottosegretaria, noi ci vediamo tra qualche minuto. Benissimo. Che continuiamo con l'ingresso, diciamo, di altri ospiti, e ovviamente in attesa del prossimo ospite abbiamo fatto una ricerca, una survey con scuola.net. Vediamo la slide numero 1. Alla domanda: hai mai fatto delle lezioni di coding, programmazione informatica a scuola? Risponde sì, diverse lezioni incontri il 21% degli intervistati, sì, ma in maniera occasionale il 19%, non mai il 60%. Invece, vediamo la slide 2, alla domanda in modo autonomo ti sei mai interessata al coding tramite giochi, programmi? Risponde sì, sin da piccolo, meno di 11 anni, il 19%, sì, mi ho iniziato quando ero più grande, quindi oltre gli 11 anni, il 22%, no, non ho mai provato, il 59%. Questi, diciamo, sono i risultati della survey fatta da Scuolanet. Come vedete dall'inquadratura è venuta qui in studio a trovarci Martina Colasante,
Benvenuta Martina. Grazie, grazie dell'invito e dell'ospitalità. Allora, prima di tutto Martina, ricordo anche che tu sei appunto Public Policy and Government Affairs Senior Analyst di Google e ti introduco il ragazzo, il nostro, un altro rappresentante d'istituto, eccolo qui, Lorenzo Benedetto. Benvenuto Lorenzo. Salve, salve a tutti. Lorenzo ha 18 anni ed è studente al quinto anno del liceo Isaac Newton di Roma. È appassionato di modellismo, scrittura creativa e disegno. È nervoso e allo stesso tempo emozionato all'idea di voler concludere la sua carriera liceale. Allora, Lorenzo, so che hai preparato una domanda per Martina. Certo. Allora, la mia domanda è questa. Le grandi aziende del digitale come Google si stanno impegnando per aiutare gli studenti a sviluppare le competenze digitali come il coding? Sì, moltissimo. C'è un dato molto famoso, molto diffuso, no? Dello World Economic Forum, secondo cui il 65% dei giovani di oggi faranno dei lavori in futuro che al momento ancora non esistono. Eppure il tema delle competenze digitali resta ancora un tema delicato, non soltanto in Italia, direi, a livello globale. Per quanto riguarda l'Italia, il DESI Index, che è l'indice che registra lo stato di digitalizzazione del paese, continua a riportare il nostro paese tra gli ultimi posti in Europa e addirittura l'ultimo per capitale umano. Sappiamo tutti che negli ultimi anni il tema delle competenze digitali è entrato prepotentemente nell'agenda politica e la sottosegretaria Floridia giustamente poco prima ne ha parlato. E tutti tra l'altro siamo stati in qualche modo forzati, no, a migliorare le nostre competenze digitali. Quindi mi auguro che questi miglioramenti saranno anche registrati nei prossimi indici. Fatto sta comunque che il tema delle competenze digitali resta cruciale, così come l'apprendimento dell'informatica o del coding a scuola. Studi nostri di Google rivelano appunto che, sempre a livello globale, non molti studenti hanno accesso per varie ragioni all'apprendimento dell'informatica o del coding a scuola. Quindi ci siamo dati questo obiettivo di sensibilizzare i giovani, sensibilizzare gli insegnanti appunto all'apprendimento del coding, all'apprendimento delle competenze informatiche. Quello che vogliamo fare è contribuire a creare nuovi Googlers del futuro, no? Perché senza la ragione per cui Google è diventata così grande ed è nata in realtà è proprio grazie a grandi talenti dell'informatica. Quello che vogliamo fare quindi non è soltanto sensibilizzare i giovani ad utilizzare la tecnologia, ma anche a diventare dei creatori di tecnologia, e questo con un occhio di riguardo al tema dell'inclusione delle bambine, perché sappiamo che c'è una rappresentanza femminile nelle materie scientifiche e nelle STEM, e poi anche con un occhio di riguardo alle bambine e ai bambini che provengono da contesti svantaggiati. Sappiamo tutti, abbiamo visto tutti l'importanza di consentire l'accesso alle infrastrutture e anche alle tecnologie digitali, no? Quanto sia stato importante negli ultimi anni. Quindi per questa ragione nasce CS First. CS First è uno dei programmi di Google per sensibilizzare, per spingere l'adozione o l'insegnamento del coding e dell'informatica a scuola, un progetto che in Italia realizziamo insieme a Fondazione Mondo Digitale, poi magari più tardi Veronica ne parlerà meglio. In realtà CS First è solo uno dei progetti che Google mette in campo in questo ambito, ed è in un contesto, lo collochiamo diciamo in un contesto più grande di un impegno che ci siamo presi di aiutare 10 milioni di persone in Europa, in Africa e in Medio Oriente a migliorare le loro competenze digitali oppure a digitalizzare le loro aziende. Un altro progetto che va in questa direzione si chiama Crescere in Digitale. È un progetto che è indirizzato ai NEET, quindi ai giovani che non studiano e non lavorano, che sono iscritti a Garanzia Giovani. Quindi questi ragazzi possono seguire un corso di digital marketing. Una volta completato questo corso, attraverso la rete delle Camere di Commercio ed Union Camere, mettiamo in contatto i ragazzi che hanno completato il corso con alcune piccole e medie imprese, appunto della rete di Union Camere, dando loro la possibilità di fare uno stage presso queste aziende, uno stage che ovviamente è retribuito. E quindi in questo modo contribuiamo anche alla digitalizzazione delle imprese. Un altro progetto invece è l'ultimo, diciamo, a livello cronologico, sono i cosiddetti Career Certificates. I Career Certificates sono dei corsi molto pratici che Google ha lanciato da poco, che offrono delle competenze in materie che hanno
una forte domanda in settori che sono fortemente in crescita, come user experience, data analytics, project management. Fare questi corsi non richiede nessuna competenza informatica pregressa. E, sono disponibili su Coursera. E, non sono gratuiti, però noi abbiamo messo a disposizione 4.000 borse di studio, quindi per offrirli gratuitamente, con una serie di partner come Fondi Impresa e la rete degli ITS. Quindi questa più o meno è, queste più o meno sono le iniziative, oppure le iniziative principali che Google mette in campo proprio per la promozione delle competenze digitali tra i giovani e anche i meno giovani. Questa cosa. Devo dire, grazie mille nel frattempo Martina per il tuo contributo, sono delle cose veramente molto importanti, quindi grazie anche ovviamente a Google per il suo impegno. Il futuro, anzi il presente del nostro paese passa proprio da queste cose qui, quindi è importante appunto fare un lavoro di squadra pubblico e privato per raggiungere questi risultati. Allora Martina, ti ringraziamo tanto di essere stata con noi, ci vediamo sicuramente prossimamente, ci avremo modo nei prossime occasioni di rivederci, grazie mille. Mentre Martina ci saluta, guardiamo altri risultati di una survey. Alla domanda: secondo te il coding può essere utile a tutti o solo a chi fa scuole tecnico-scientifiche o a chi vorrà lavorare in questi settori? Il 53% degli intervistati ha risposto può essere utile a tutti, poi andrebbe fatto solo da chi fa percorsi tecnico-scientifici il 15% e non saprei il 32%. Ci ha raggiunto nuovamente in studio, come vedete, la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia. Ti presento Lorenzo. Appunto adesso che lo vediamo, Lorenzo, adesso compare Lorenzo. Buonasera. Così vi conoscete. Ciao Lorenzo. Allora Lorenzo, so che hai preparato una domanda per la sottosegretaria, ma prima domanda, se ti va anche te di raccontare com'è stato questo ritorno in classe. È stato abbastanza interessante, devo dire. Ho conosciuto molti nuovi professori, alcuni nuovi studenti, e abbiamo un'aula nuova e alcune facce sono nuove, altre invece non sono riuscito a ritrovarle dall'anno scorso. E adesso mi sto ancora un po' riabituando all'essere di nuovo in classe. Beh, o come ogni nuovo anno che inizia, appunto, c'è anche un cambio di volti di studenti. Lorenzo, vai pure con la domanda. Sì, ecco, questa è la mia domanda. Allora, la DAD ha evidenziato una gap tra docenti e digitale. Quali azioni ha pensato di mettere in atto il Ministero dell'Istruzione per spingere gli insegnanti ad avvicinarsi al digitale? Allora, dal Ministero dell'Istruzione abbiamo deciso di aumentare, di implementare quelle che sono le ore di formazione per i docenti affinché possano migliorare anche la loro performance di insegnamento utilizzando gli strumenti digitali. Abbiamo visto che spesso i ragazzi e le ragazze hanno più confidenza con lo strumento, quindi è necessario che aumentiamo questa formazione per i docenti. Anche perché come gli studenti e anche i docenti ovviamente c'è bisogno di un aggiornamento continuo, perché il mondo diciamo va avanti, quindi bisogna essere continuamente aggiornati con quello che ci succede. Certo che devo dire però che sono state bravissime le docenti e i docenti, perché abbastanza velocemente, almeno in una percentuale nazionale, sono stati in grado di riadattarsi. Che infatti è un dato sicuramente molto, molto importante. Lorenzo, grazie mille di essere stato con noi e in bocca al lupo anche a te per il tuo percorso scolastico. Ciao. Ciao Lorenzo. Grazie a voi. Allora, abbiamo salutato appunto Lorenzo, che è stato in nostra compagnia. E, sottosegretaria, noi ci vediamo tra poco, tra qualche minuto ci ritornerà a trovare qui in studio. Nel frattempo vi faccio vedere i dati di un'altra survey che abbiamo fatto sempre con ScuolaNet. Alla domanda: secondo te quanto è importante che la scuola insegni anche queste cose, quindi coding, programmazione? Il 25% risponde molto importante, il 49% abbastanza importante, il 17% poco importante e solo il 9% per nulla importante. Da questi dati si vede come è importante appunto per i ragazzi queste tematiche. E abbiamo il piacere di parlarne con Veronica Gebhardt, Computer Science Education Program Manager Google. Vediamola. Eccoci. Ciao Veronica, benvenuta e grazie mille per essere qui con noi.
Ciao a tutti, grazie per l'invito. Prima di tutto devo dire che l'italiano non è la mia lingua madre, ma spero che vi capirete. Allora, ti stiamo capendo benissimo, anzi complimenti per il tuo italiano. E, Veronica, colgo l'occasione appunto per presentarti un'altra rappresentante d'istituto, futura rappresentante d'istituto, Alessia Sgro, che ha 17 anni, è studentessa al quinto anno presso l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Leonardo da Vinci di Milazzo, in provincia di Messina. Dopo essersi appassionata alla politica studentesca, ha avuto l'onore di aiutare la sua scuola in qualità di rappresentante. Fa parte di un'associazione culturale che ha come obiettivo quello di avvicinare la cultura ai giovani. Per quanto riguarda il futuro, il suo desiderio è quello di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Benvenuta, Alessia. Ciao a tutti. Alessia, so che hai preparato una domanda per Veronica. Quali sono i vantaggi per gli insegnanti che decidono di utilizzare CS First? E quali sono i benefici per i loro studenti? Grazie per la domanda. Innanzitutto CS First è un corso di informatica pronto all'uso per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. È pensato per rendere più attraente la programmazione e si articola su una serie di video che insegnano agli studenti la base della programmazione. Gli studenti lavorano in un editor di codifica di Scratch for CS First per creare una storia, un'animazione, un gioco o altro. Per rispondere alla tua domanda, sappiamo che gli insegnanti sono spesso molto occupati, quindi abbiamo creato CS First che permette a chiunque di insegnare la programmazione, anche senza avere nessuna competenza o esperienza in informatica. Questo lascia più tempo ai docenti per supportare gli studenti individualmente. CS First mette a disposizione anche una guida per i docenti che spiega come utilizzare il programma e le soluzioni delle varie attività. Inoltre, l'insegnante può guardare una dashboard che mostra il progresso per gli studenti. In Europa, molti insegnanti usano CS First in tanti modi diversi. In Italia, Google ha collaborato con Fondazione Mondo Digitale e ha raccolto alcune best practices che spiega ai docenti come utilizzare CS First in scuola nelle diverse materie, come storia, italiano, geografia. Ad esempio, un insegnante ha utilizzato CS First nelle scienze per spiegare il ciclo dell'acqua. Infine, in Google continuiamo a lavorare per rendere sempre migliore l'esperienza dei docenti che usano CS First. Per gli studenti, l'informatica insegna nuovi modi di ragionare, di risolvere i problemi in modo più creativo, di lavorare meglio insieme, di utilizzare la tecnologia in sicurezza e di non avere paura delle novità. Il bello di CS First è che alla fine di ogni progetto gli studenti avranno realizzato qualcosa di cui andare fieri. Inoltre, l'esperienza non termina con la conclusione di un progetto. Al contrario, è uno strumento che non ha fine. Qui mi fermo con la mia risposta. La tua risposta è stata molto chiara, come è stato chiaro l'impegno di Google appunto su questa tematica, è un impegno veramente molto importante per tutti. Veronica, grazie mille di essere stata con noi. E ci speriamo di rivederci presto. Grazie mille. È tornata in studio, come vedete, la sottosegretaria Floridia. Allora, Alessia, so che hai preparato una domanda anche per la sottosegretaria, ma prima domanda, magari raccontaci anche tu com'è stato questo ritorno in presenza a scuola. Il mio rientro a scuola dopo la DADES è davvero un'emozione indescrivibile e ne sono molto contenta, poiché credo che la scuola vissuta in presenza sia davvero tutt'altro rispetto alla DAD e spero di poter finire il mio quinto anno in presenza con tutti i miei compagni e tre banchi di scuola. Interessante anche questo punto di vista di Alessia sul ritorno a scuola in presenza. Alessia, vai pure con la seconda con la domanda che hai preparato per la sottosegretaria. Quali sono le sfide future per quel che riguarda una didattica sempre più digitale? Allora, per quanto riguarda una didattica sempre più digitale, la sfida essenziale è ripensare la scuola, ripensare gli ambienti e ripensare la metodologia didattica. Perché in realtà noi ancora facciamo scuola, andiamo a scuola con le stesse modalità del Novecento, dell'Ottocento, e invece dobbiamo immaginare una performance differente. Questa è la grande sfida, cambiare culturalmente l'approccio alla scuola.
E qui dobbiamo intervenire tutti, non soltanto noi come ministero, ma anche i docenti, anche il personale scolastico e voi ragazzi, ovviamente. Diciamo, per un ottimo risultato serve sempre il lavoro di squadra tutti insieme. Alessia, grazie mille anche a te per aver partecipato. Siamo arrivati alla chiusura, diciamo, di questa assemblea d'istituto. Ringraziamo grazie ancora tantissimo la sottosegretaria Barbara Floridia per essere stata con noi, per aver risposto alle domande e alle curiosità dei ragazzi. Ringraziamo tutte le persone che sono intervenute, Martina, Veronica di Google, e ci vediamo, diciamo, al prossimo appuntamento della Scuola TV. Ciao a tutti!